Ciao a tutti, io sono Elena, bentornati in questo nuovissimo video. Con il video di oggi finiamo la trilogia di video, diciamo quelli da non guardare mai, chiamavano così, non lo so. Comunque, oggi il film che io non ho intenzione di vedere mai più mai nella vita, sono 5, sono pochini in realtà, niente di che, però comunque volevo dirvi questi film che io non ho intenzione di guardare mai nella vita. Ci sono tantissimi film che io non ho mai visto, che magari al momento non mi interessa vedere, che però hanno possibilità di essere visti. Questi che vi andrò a dire oggi non hanno un minimo di speranza di essere visti, mentre magari altri potrebbero interessarmi perché sono film potenzialmente validi per i miei interessi, questi invece è proprio zero. Allora, iniziamo con Game Therapy. Cioè, questo è il tipico film che io non guarderò mai nella vita. Cioè, all'epoca ero fan di Fabi J, di Guglielmo Schiller, tuttora sono fan di Guglielmo e di Fabi J un po' meno, però. Comunque, stimo comunque Fabi J, però no, cioè è un film fatto da YouTuber, cioè chi c'era poi, non mi ricordo neanche chi c'era tra gli altri, non, però cioè no, per favore, basta, cioè andiamo al cinema per guardare film seri, non Game Therapy, per favore. Questo è il tipo di film che vanno a vedere i ragazzetti di 12 anni, come mio cugino che se l'è visto. Ma che è questi film? Per favore, guardiamo i film seri. Cioè, magari i youtuber, secondo me, fanno questo lavoro per divertirci, ok? Ci sta tantissimo che magari qualcuno è andato a vedere Game Therapy per divertirsi, perché naturalmente loro fanno divertire, questo ci sta, rido anch'io guardo appunto i loro video, le loro cagate, perché fanno cagate come facciamo tutti quanti, però effettivamente loro ci lavorano e naturalmente fanno il loro lavoro seriamente, io li guardo perché sono comunque youtuber seri, non guardo sinceramente youtuber che fanno cagare proprio il cazzo come editing e tutto quanto, come contenuti, ma effettivamente riconosco il loro talento sia nel portare contenuti, nell'editing, in tutto quanto, mentre se hanno avuto questo numero, questo successo, ovviamente un motivo ci sarà, poi ovviamente dipende da persona a persona, magari qualcun altro non piace quello che portano, come lavorano. Però effettivamente se devono far ridere, devono farci divertire, secondo me è meglio guardarli gratis su YouTube e tanto loro continuano a guadagnare effettivamente, perché loro guadagnano su YouTube. Quindi facciamoli guadagnare guardandoli su YouTube. Cioè, questo è il mio punto di vista, sono YouTuber? Perfetto, guadagnano su YouTube. Qual è il problema? Poi ovviamente loro sono liberi di fare ciò che vogliono se hanno voluto provare a fare questa esperienza al cinema, nessuno vieta di farlo, ovviamente. È andato bene questo film, perfetto, è andato bene, hanno guadagnato ancora di più di quelli che guadagnano, ma questi lasciamo perdere i soldi, vabbè, si sono divertiti, hanno fatto l'esperienza del film, è stato un successone, moltissimi l'hanno visto, gli hanno fatto i complimenti, perfetto, però non è il tipo di film che piace a me. Io preferisco guardare youtuber su YouTube perché quello è il loro lavoro, non sono attori. Anche se in realtà Guglielmo forse è quello un po' più attore degli altri perché ha lavorato anche a teatro, ha fatto l'attore a teatro, quindi magari Guglielmo posso capire un po' di più che magari può lavorare anche al cinema, può fare film, però gli altri sinceramente non lo so. Non lo so fino a che punto possono essere attori. Però, ripeto, hanno fatto l'esperienza, che è andata bene, perfetto, va bene così. Nessuno li critica per questo. Però ho semplicemente espresso il mio punto di vista sul ruolo dello youtuber. Poi, ripeto, chi vuole andare a vedere il film se lo veda. Chi l'ha visto al cinema, bene, ha speso i soldi per andare al cinema, perfetto. Ognuno poi è libero di guardare i film che vuole, però vabbè. Io mai nella vita neanche streaming, per dire il streaming legalmente, ma non cacciando neanche una lira. Perfetto, niente. Voi l'avete visto, vi è piaciuto? Ok, a me no. Andiamo, cioè non neanche l'ho visto, però questi pregiudizi che non lo guarderò mai. Andiamo
Andiamo avanti con Ted, sia il primo che il secondo. Sinceramente, ho visto qualche spezzone e non è la comicità che mi piace, sinceramente. Non mi ha fatto ridere, cioè quei pochi video che ho visto, quei pochi clip che ho visto, sinceramente, non lo so, può darsi pure che mi sbaglio, magari, Però non è la comicità che mi piace. Cioè, non mi ha fatto ridere, non ne vedo il senso, sinceramente. Quindi per me è un film senza senso, poi magari qualcun altro si è divertito a guardarlo, ha riso e gli è piaciuto. Però ripeto, i gusti sono gusti, a me questa comicità, la comicità di Ted, cioè sicuramente ho preferito non andare a spendere soldi per vedere Ted al cinema, magari forse un giorno ci scapperà la visione di Ted in streaming, quello al massimo, sì. Però al momento non ho intenzione di guardare Ted neanche in streaming. Quando magari avrò tempo, un giorno forse lo farò, ma proprio un giorno lontano da oggi. Poi vediamo film un po' più vecchi. E Pulp Fiction è il prossimo, cioè non lo so, non mi ispira per niente Pulp Fiction. Molti ne parlano benissimo, ma a me non piace. Non lo so, ho visto qualcosa su YouTube, ma non lo so, non mi ispira, ho letto la trama, ma no. Non so neanche se lo trovo su internet, sinceramente, in streaming. Quindi, mi scoraggia un po' questa cosa, che forse è un film vecchio, che probabilmente non lo troverei. Però, stessa cosa con Fight Club. Stessi motivi. Non so se lo troverò mai su internet, può darsi perché ci sta, ovviamente. Perché sono comunque film un po' più famosi, che hanno fatto un gran successo, però non so, non lo so, non sono film che mi ispirano, non sono film che mi è mai passato per la mente di vedere, sinceramente, e probabilmente mi scorderò dopo questo video di guardarli. E forse l'unico, ecco, forse l'unico tra tutti che ho un minimo di speranza di essere visto da me, ma proprio un briciolo, è Trainspotting, perché ho scoperto che Trainspotting è stato anche doppiato da Christian Yantante, cioè ci sto pensando adesso, mi sono ricordata in questo momento, che l'anno scorso sono andata alla conferenza al Pescara Comics del doppiaggio, in cui c'era anche Christian Yantante, è tornato anche quest'anno tra l'altro. Però diciamo che lui ha parlato di Trainspotting, io tipo adesso devo vedere Trainspotting, poi il giorno dopo ovviamente mi sono già dimenticata, quindi probabilmente mi dimenticherò anche questa volta di guardarlo. E quindi, cioè, è questo il motivo, cioè non mi ispirano, non mi interessano, e quindi mi dimentico anche che esistono, e mi dimentico anche di andare a vedere. Quindi probabilmente soprattutto per questo motivo non li guarderò mai. Comunque, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e fatemi sapere nei commenti i motivi per cui dovrei guardare questi film e magari motivi anche per non guardarli, e poi vedremo se cambierò idea. E nel frattempo iscriviti al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!